Maria De Filippi ha rivelato un improvviso retroscena durante un'intervista rilasciata da poco. Le sue parole sono diventate virali. La conduttrice è, senza ombra di dubbio, tra le più amate del mondo dello spettacolo italiano, dato che ha conquistato tutti grazie alla sua personalità ed energia. Ha infatti raggiunto il pieno successo dopo aver iniziato a condurre numerosi programmi di cui è al timone ormai da tanti anni, tra cui Uomini e Donne, Amici, C'è Posta per Te, Tu Sì Che Vales. Tutti prodotti, questi, che il palinsesto Mediaset ha sempre apprezzato e valorizzato sempre. Non tutti sanno però che nel suo passato si nasconde un retroscena misterioso, svelato solamente adesso dalla diretta interessata. Il segreto di Maria De Filippi, cosa successe anni fa? Nell'attesa che ricominci la nuova stagione televisiva, la famosa presentatrice è stata ospite di Radio DJ nel programma radiofonico condotto dall'amico e collega Rudy Zerbi. Quest'ultimo lavora infatti sia ad Amici che a Tu Sì Che Vales, ed è anche lui molto amato dal grande pubblico italiano. Proprio in quella occasione, la De Filippi ha svelato quali erano stati i suoi sogni di ragazzina. Avrei voluto fare il chirurgo, ha infatti detto lei. Mi sarebbe piaciuto studiare medicina all'università. In realtà, in tanti le hanno chiesto nel corso degli anni se le sarebbe piaciuto fare la psicologa, data la sua capacità innata di ascoltare gli altri. La stessa ha però risposto negativamente, svelando di aver frequentato alla fine il corso di studi in giurisprudenza. Psicologa non sono in grado, ha continuato Maria. Ne avrei bisogno io tutti i giorni dello psicologo. Ascoltare è diverso di risolvere. Ho imparato ad ascoltare sin da piccola. Non potevo parlare perché ero l'ultima. Forse ho imparato così, del resto, la De Filippi è sempre stata considerata una delle regine del panorama televisivo italiano, e lei stessa ha spiegato di aver iniziato questa vita improvvisamente. Sono partita da Pavia perché mi hanno spedito a calci nel sedere, ha infine concluso lei. Mia madre voleva che lavorassi. La conduttrice aveva infatti un'occupazione a Milano ma, dopo aver ricevuto un'offerta a Roma, la sua mamma l'ha letteralmente spedita nella capitale. Al sabato sera mi ci hanno messo, non l'ho chiesto, ha chiarito la conduttrice di Uomini e Donne. Il titolo regina è il vostro, dipende chi c'è dall'altra parte, è un attimo che si cade dal trono. Parole, queste, che hanno senz'altro lasciato un segno.